Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo all'interno di questa Dacia Sandero per installare una dashcam sul nostro parabrezza. In particolare vedremo com'è possibile collegarla direttamente alla luce di cortesia presente nella parte alta della macchina senza dover smontare tutta l'automobile attraverso un convertitore di tensione da 12 V a 5 V. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Marca 70 May, modello M200 da 1080 pixel. È disponibile anche una versione superiore da 2K M310. Entrambi questi due modelli dispongono di comandi vocali per l'accesso ad alcune funzioni principali. Per la sorveglianza veicolo fermo, ad esempio in un parcheggio, è necessario ulteriore kit venduto separatamente. Entrambi questi modelli di Dashcam 70 May sono venduti su AliExpress e su Amazon, link in descrizione. Alimentazione da 5 V, massimo 1,5 A di corrente. La Dashcam dispone di una batteria al litio da 300 mAh. Il pacco vi arriva in un elegante e robusto contenitore. Al cui interno troviamo due stickers per l'installazione sul parabrezza, nonché un manuale con istruzioni dettagliate anche in italiano. Cavo standard di alimentazione della telecamera da USB a micro USB, lunghezza 3 metri e mezzo. A seguire un pratico attrezzo a leva per effettuare l'installazione nel nostro veicolo. Nella confezione, oltre alla dashcam, troviamo un connettore accendisigari che converte la 12 V in 5 V. Vedremo successivamente come rimpiazzare questo convertitore con un altro più discreto. La dashcam si presenta molto compatta, a forma cilindrica, con un altoparlante e un microfono e un pulsante anche per l'accesso alle funzioni principali come quella di scattare foto durante la marcia. Unico LED di segnalazione circolare posto di lato permette di individuare lo stato della telecamera. Sull'altro lato, ingresso presa micro USB e scheda micro SD. Fino a 44 ore di registrazione in loop con scheda da 256 giga. Pulsante di reset e scheda SD accessibile anche tramite app. L'angolo di orientamento sul parabrezza della dashcam è regolato da questo morsetto a stringere una volta trovata la posizione corretta. È presente un biadesivo per il fissaggio. Vediamo come procedere all'installazione di questa dashcam. Possiamo utilizzare sia il circuito elettronico convertitore contenuto all'interno di questo spinotto presa accendisigari, oppure utilizzare un altro convertitore esterno da 12 V a 5 V, come nel mio caso specifico. Link in descrizione. All'interno della mia Dacia Sandero Stepway, questa telecamera sarà installata dietro allo specchietto retrovisore e collegata alle luci dell'abitacolo poste in alto. In questo modo eviterò di smontare il tutto per far passare il lungo cavo USB di alimentazione. Su questa plafoniera infatti è presente una 12 V fissa che ci permetterà di alimentare la nostra dashcam. Andiamo a smontare questa lampada e vediamo com'è fatta. Abbiamo un connettore che porta questi segnali di alimentazione alla scheda, che consiste sostanzialmente in alcuni interruttori e i due portalampade. A questo punto dobbiamo individuare i contatti di massa e del positivo 12 V a cui andremo a collegare il nostro circuito convertitore. Sul connettore è presente un terzo contatto negativo temporizzato per le luci di cortesia degli sportelli. Con un voltometro, una volta individuati questi due contatti, positivo e negativo, con la 12 V, sappiamo dove andare ad effettuare i collegamenti. Prima però di effettuare le saldature sul positivo e negativo di questa plafoniera, andiamo a capire meglio come funziona il nostro modulo Step Down Converter. Questo modulo accetta in ingresso tensioni che vanno da 6 a 24 V e restituisce 5 V fissi in uscita. Il circuito è composto essenzialmente da una induttanza, un controller step down converter, un diodo di protezione e un diodo di raddrizzamento Schottky, alcuni condensatori e altri componenti di polarizzazione. È in grado di fornire 3 A,
Pertanto non dovrebbero esserci problemi per i nostri 1,5 A massimi. Analizziamo più da vicino lo schema elettrico di un modulo similare per la conversione dei 12 V in 5 V. Uno step down converter 34063 si occupa di questa conversione. Grazie ad un MOSFET interno posto in oscillazione, sul piedino 2 viene generata un'onda quadra, il cui duty cycle determina la tensione di uscita, settata grazie ad una rete di resistenze di feedback. Questa frequenza viene filtrata dal condensatore elettrolitico posto in uscita. Un connettore USB da 5 V permette di collegare qualsiasi carico funzionante con questa tensione. Questo modulo, sebbene dichiarato da 3 A, non è in grado di fornire una corrente stabile superiore a 1,5 A, pertanto è proprio perfetto per la nostra dashcam. A questo punto effettuiamo i collegamenti, rispettando positivo e negativo. Prima però applichiamo la pasta saldante ai nostri cavi e andiamo a stagnare i punti di saldatura. I cavi sono da 2,5 mm quadrati e supportano un massimo di circa 5 A di corrente. Vi ricordo che questo modulo e tanti altri moduli sono disponibili nel mio negozio virtuale, link in descrizione. A questo punto, con un alimentatore variabile fai da te, di cui vi metterò il link qui in alto a destra, andiamo a testare questo modulo step down. Con una tensione di 5 volte il modulo è già entrato in funzione. Vediamo quanto assorbe senza carico. Misuriamo la corrente di riposo in assenza di carico di questo circuito convertitore di tensione. Non dimenticate di azzerare lo strumento nei pressi del cavo. Abbiamo un consumo vuoto di 18 mA, non male. Andiamo a collegare direttamente la dashcam. È bene precisare che la dashcam si accende solo dopo l'avvio del motore. Simulo questa condizione andando ad alzare per un breve periodo la tensione dell'alimentatore. Questa manovra farà anche avviare la registrazione, sottolineata da un segnale audio. La dashcam sembra non assorbire più di 400 mA. Prendete in considerazione questo consumo di corrente nel caso utilizzaste il kit per la registrazione anche a veicolo fermo all'interno di un parcheggio, perché questa corrente per diversi giorni potrebbe scaricare la vostra batteria. Bene, finalmente possiamo procedere a saldare il nostro modulo convertitore alla nostra plafoniera. Applico del flussante liquido sui conduttori positivo e negativo precedentemente individuati. In questa fase vi raccomando di non insistere troppo con il saldatore su queste piste per evitare il surriscaldamento della plastica sottostante. Prestagniamo i due conduttori in rame ed effettuiamo delle saldature rapide e precise. A questo punto, fatti questi collegamenti, il mio modulo è pronto per funzionare in abbinamento alla mia dashcam. Non rimane che inserire una buona dose di nastro isolante per evitare cortocircuiti in fase di montaggio e funzionamento. Questo modulo sarà collegato tramite questo corto cavetto micro USB alla nostra dashcam all'interno dell'abitacolo. Con l'apposito attrezzo a leva in dotazione ho leggermente aperto il rivestimento superiore per far passare il mio cavo micro USB che recupererò all'interno della plafoniera e andrò a collegare con la mia lampada. Andiamo a reinserire la lampada nella sua posizione e effettuiamo anche un test di corretto funzionamento dei pulsanti. Dopodiché possiamo andare a fissare la nostra dashcam sul retro dello specchietto retrovisore in modo da non oscurare la visibilità del parabrezza. Nel mio caso specifico non ho utilizzato questi stickers da porre sul vetro perché la parte alta contiene una sorta di serigrafia che ne annullerebbe l'efficacia. Pertanto ho attaccato la mia dashcam direttamente al vetro senza l'utilizzo di questi stickers. L'accensione della dashcam avviene all'avvio del motore. L'impulso dell'accensione permette anche di avviare la registrazione della telecamera segnalata dal LED che diventa verde.
Il LED verde ci segnala che è in corso la registrazione del quadro davanti. Dopo lo spegnimento dell'auto, trascorsi alcuni minuti selezionabili all'interno del menu delle impostazioni, la dashcam si spegnerà automaticamente. Ma vediamo nel dettaglio il funzionamento dell'app di gestione 70May disponibile su Play Store. Prima di accedere a questa app dobbiamo collegarci con il Wi-Fi del nostro smartphone al Wi-Fi della nostra dashcam con l'ID 70May. Una volta collegati potremo andare a impostare tutti i settaggi di questa dashcam e visualizzare anche gli ultimi filmati registrati. All'interno dell'app possiamo visualizzare il quadro per il posizionamento corretto sul parabrezza. Due pulsanti permettono di escludere la registrazione in corso e di scattare una foto. Lo scatto può essere eseguito anche con comando vocale. La scheda album contiene i video classificati in categorie e cronologia. Un G-Sensor permette di memorizzare i video di collisioni in una cartella d'emergenza che non verrà sovrascritta. Nella sezione Tutti i video possiamo consultare qualsiasi video memorizzato nella scheda SD che saranno ordinati in base all'orario. Nella sezione Cronologia invece abbiamo una timeline temporale che ci consente di scorrere tutti i video, visionarli ed eventualmente anche scaricarli sul nostro smartphone. Nel download possiamo scegliere i minuti di video da scaricare accorpandoli in un unico file video. Qualunque video non memorizzato dal sistema nella cartella video d'emergenza sarà automaticamente sovrascritto una volta raggiunta la capacità massima della scheda di memoria. Da alcune prove fatte sul campo, con 180 MB di dimensione per ciascun video da 2 minuti, una scheda da 32 GB può contenere al massimo circa 5 ore di registrazione. Nel menu delle impostazioni possiamo andare a settare vari parametri, tra cui il formato di codifica video, la risoluzione video, la durata di ciascun videoclip da 1 a 3 minuti, scegliere se registrare o meno l'audio all'interno dell'abitacolo, nonché dopo quanti minuti vorremmo spegnere la registrazione automatica dopo l'arresto del veicolo, e tanti altri parametri ancora. La cartella sorveglianza parcheggio sarà scritta dall'app soltanto con il collegamento dell'apposito cavo di alimentazione per veicolo fermo. Esistono modelli più evoluti di queste dashcam che prevedono anche l'utilizzo di un modulo 4G per il monitoraggio istantaneo del nostro veicolo. Tutti i link in descrizione. Ma torniamo al nostro modello base di dashcam installata e andiamo a vedere la definizione HD. La qualità delle immagini anche in situazioni di illuminazione sfavorevole devo dire che è abbastanza buona e permette in alcuni casi anche di riconoscere le targhe dei veicoli che ci precedono. In definitiva, insomma, un'ottima dashcam ad un prezzo accessibile che ci consentirà di far valere le nostre ragioni in caso di sinistro. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale eccetera eccetera eccetera, ci vediamo la prossima volta.